Ed eccoci nuovamente insieme in diretta da Piazza del Duomo. Dicevo, un'altra festa che caratterizza il settembre della provincia di Prato, eccola qua, la festa di San Michele a Carmignano, patrono del comune di Carmignano, con la tradizionale sfilata dei carri dei quattro rioni e poi il classico palio dei ciuchi. Una festa che quest'anno verrà celebrata in tre date: giovedì 29 di settembre, poi il 1 ottobre che è un sabato e domenica 2 ottobre. Dunque quest'anno si chiuderà in versione pomeridiana la domenica rispetto alle passate edizioni, quando l'ultima sfilata e l'ultima corsa del palio avveniva in genere dopo cena. Ne parliamo con Silvia Borsi, presidente del comitato San Michele. Buonasera, ben trovata. Grazie. Allora, dicevamo, questa è una festa molto sentita a Carmignano, non soltanto perché richiama davvero migliaia di persone anche da fuori, è una festa che affonda le radici. Ha una devozione molto storica, che diciamo si parla della festa vera e propria intorno agli anni 30, dove ovviamente c'è stata una grande evoluzione negli anni fino ad arrivare a quello che oggi vediamo, l'incontro tra i quattro rioni, incontro scontro, dove questa sera, la sera delle tre sere, porteranno in piazza la loro storia, la storia di Carmignano, di un passato che è stato, di personaggi che hanno vissuto a Carmignano. Ecco, ricordiamo a questo proposito che le coreografie, no, che vengono realizzate, diciamo, sono a tema libero purché siano a tema libero legate purché alla storia, inerenti totalmente alla storia di Carmignano. Tutto quello che viene realizzato è realizzato all'interno dei rioni, con un grande lavoro, un grande sacrificio da parte di tutti, di persone che nella vita fanno totalmente altro, ma una sartoria bellissima, realizzazione carri meravigliosa. Dunque, tutto realizzato dai volontari dei rioni. Che già da mesi lavorano. Che già da mesi lavorano, poi settembre in pieno fermento, sinceramente. E l'esibizione, appunto, è in quelle tre sere. Solo la prima sera si scoprirà esattamente quello che loro porteranno in piazza, perché quello che è uscito a giugno, no, nella prima formula pubblicitaria, che è quello che lei faceva vedere prima, è soltanto un tema, il tema criptato, e solamente nella prima sera si saprà veramente, si svelerà il tema vero e proprio della manifestazione. Dunque, top secret fino all'ultimo. E dicevamo, appunto, che è una festa particolarmente sentita, anche perché in palio c'è poi un trofeo, no? C'è poi un trofeo. Trofeo quest'anno realizzato, dall'artista Francisco Garden. Francisco Garden, offerto dall'Osteria dei Mercanti di Carmignano, realizzato da questo artista. Sì. Abbiamo la foto, anche se della regia ce la possono mostrare appena possibile, di questo trofeo. Sì. Dove vediamo, ecco, anche questa è la particolarità, perché bene o male tutti i trofei rappresentano, devono rappresentare un po' il San Michele. Lui l'ha rappresentato con questo Arcangelo San Michele in pieno movimento, un bellissimo trofeo, e di cui, insomma, se ne va fieri. Ecco, chi decreterà il vincitore, il rione che alla fine, insomma, potrà conquistare questo ambito solo al trofeo. Termine delle tre serate, perché ogni sera ci sarà una giuria composta da 5 componenti, 5 giurati, che appunto esprimeranno il loro parere su una situazione di ballo, canto, coreografie, comunque un'espressione generale di quello che è stata la sfilata, e daranno il loro giudizio, e solo al termine delle tre serate si decreterà il vincitore, sia del palio, sia della sfilata che del palio. Ovviamente al decretare il vincitore del palio sarà la gara in sé, insomma, sì, no? Sì, i fantini a bordo di questi ciuchi che si sfideranno in un percorso a staffetta, dove si sfideranno, farà un percorso di 250 metri, molto bello, molto sentito, e anche lì al termine delle tre serate ci sarà il vincitore del palio. Dicevo che questa è una festa che richiama davvero migliaia di persone anche da fuori Carmignano, tanto che anche la logistica, insomma, per quei giorni è abbastanza impegnativa. Sì. Ricordiamo, chi volesse arrivare a Carmignano in quei giorni può usufruire anche di... Sì, ci sono dei servizi, abbiamo messo noi dei servizi bus navetta, ci sarà un parcheggio dai due poli opposti di Carmignano, da una parte dalla zona di Seano e dalla zona della Serra, ci saranno dei parcheggi scambiatori con dei bus navetta che accompagneranno direttamente e saranno a completo servizio della manifestazione. Arrivati su, tutti i servizi di ristorazione e quant'altro senza nessun tipo di problema.
la sfilata e il palio soprattutto, ma non soltanto, perché ci sono anche molti appuntamenti, eventi collaterali, no? Che in genere fanno da contorno alla festa. Allora, a partire dal gruppo storico di Carmignano, con i suoi sbandieratori che ci accompagna per le sere del San Michele, il sabato sera, un gruppo di ragazzi di Carmignano che organizzano ormai da anni questa festa dopo la festa, che è quindi una continuità della festa con espressioni musicali, quindi una leggera discesa alla serata, e poi fino all'ultima serata che si decreterà il vincitore, e poi ci sarà l'estrazione della lotteria che verrà messa, dove ci saranno dei premi in palio offerti da Coop Bisenzio. Ecco, per un carmignanese cosa significa il San Michele? Credo tutto, dico credo perché io sono una carmignanese importata, io le mie origini sono di Prato, però tanto e ora si sente veramente forte, questo mese si sente veramente questa voglia di esprimere, questa voglia di stare insieme, perché poi questo ritrovarsi nei cantieri è un modo anche di stare insieme, un modo diverso per socializzare, per ritrovarsi e insomma per lavorare insieme. Tra persone fra l'altro di tutte le età, perché di poi tutte ci le sono età, ragazzi da bambini più o meno giovani, insomma. Addirittura sfilano bambini neonati a volte in collo, no? Alle mamme, comunque di tutte le età, fino a persone quasi centenarie, insomma. Ricordiamo anche i quattro rioni che si affronteranno. I rioni sono quattro: il rione bianco, il rione celeste, il rione giallo e il rione verde. Ovviamente in bocca al lupo a tutti quanti, è un invito a partecipare, ricordiamo le date, il giovedì 29 settembre, il sabato 1 ottobre, la sera, dalle ore 21. Dalle 21, prima con la sfilata e poi prima con la sfilata, con il palio. Esibizione del gruppo storico, sfilate e il palio. E poi la domenica 2 di ottobre, il pomeriggio dalle ore 15. Dalle 11:15 con la stessa formula, prima la sfilata, poi il palio e ovviamente i vincitori che conosceremo al termine. Io ringrazio dunque Silvia Borsi, Presidente del Comitato. Voi, San Michele, invito tutti a partecipare, grazie mille. E in bocca al lupo a questo.